Questo video sarà lungo, ve lo dico subito. Normalmente non tratto di incidenti aerei su questo canale, ci sono colleghi molto più bravi di me a farlo. Ma oggi ho deciso di fare un'eccezione perché questa vicenda mi tocca da vicino. Questo è un video che avrebbe dovuto uscire qualche giorno fa, ma purtroppo non sono riuscito a farlo prima. L'8 ottobre è una data che potremmo definire nefasta nell'ambito dell'aviazione nazionale. La mattina dell'8 ottobre 2001, infatti, si scrisse una delle pagine più tristi dell'aviazione italiana, e non solo. Sto parlando dell'incidente occorso al volo Scandinavian 686 sull'aeroporto di Milano Linate, dove un MD-87 entrò in collisione con un piccolo Cessna 525, un piccolo jet executive, durante la corsa di decollo. Morirono 118 persone in quell'occasione. Ma non è di questo avvenimento che voglio raccontarvi. Sì, perché l'8 ottobre di qualche anno prima, e precisamente il 1996, fu un altro evento a riempire le pagine dei quotidiani nazionali e non solo. Io vivo a Caselle, un piccolo paese dell'hinterland torinese sul quale territorio sorge il principale scalo piemontese. Ed è proprio Torino Caselle l'aeroporto protagonista di questa vicenda. Quella mattina l'Aeroflot 9981 era un volo cargo operato con un Antonov AN-124 di appena 3 anni di vita. Dedicheremo poi un video a questo velivolo, a questo gigante del cielo, perché ne vale la pena. In servizio da Mosca a Torino Caselle, dove avrebbe sostato per fare rifornimento e caricare delle auto di lusso che avrebbe portato poi alla volta del Brunei. Ai comandi i piloti Oleg Pripuskov e Alexander Ugromov, ma l'equipaggio della N124 era composto da ben 23 elementi, tra piloti, specialisti e tecnici vari. Alle 10:25 il 9981 riceve l'autorizzazione all'atterraggio sulla pista 36 di Torino Caselle. Questa pista è più che sufficiente per far atterrare aerei di grandi dimensioni come la N124, ma quella mattina, a causa di alcuni lavori di rifacimento, solo 2350 dei consueti 3300 metri erano disponibili per l'atterraggio. A pochi metri dal suolo e dopo molta confusione in cabina, l'equipaggio prende coscienza di aver sbagliato l'avvicinamento e decide quindi di abortire l'atterraggio e ridare potenza ai motori per riprendere quota e effettuare un secondo tentativo. Ma qualcosa va storto. Il gigantesco velivolo da 214 tonnellate stalla, terminando la sua corsa rovinosamente contro una cascina dopo aver scoperchiato una villetta col carrello. Nell'incidente perdono la vita i due piloti e i due proprietari della cascina che in quel momento stavano dando il fieno al bestiame. Un'indagine condotta dal Ministero dei Trasporti rivelerà successivamente come a causare questi incidenti fu, come sempre in questi casi, una serie di fattori concatenati. La poca esperienza dell'equipaggio, la pessima collaborazione tra comandante e primo ufficiale, la scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteo, la totale assenza di pianificazione di un eventuale mancato avvicinamento e la decisione tardiva a riprendere quota portarono il comandante a commettere l'errore fatale, dimenticando di disattivare gli inversori di spinta. I reverse thrust, o inversori di spinta, sono uno dei sistemi utilizzati dagli aeroplani per frenare la loro corsa di atterraggio dopo aver toccato la pista. Questi, deviano di fatto il flusso d'aria che fuoriesce dal retro dei motori verso la parte anteriore dell'aereo, aiutandolo a rallentare la sua corsa. Questa terribile dimenticanza ha di fatto impedito al velivolo di sviluppare la potenza necessaria per riprendere quota. Quelle che state per ascoltare sono le registrazioni originali avvenute in cabina di pilotaggio tra il comandante ed il primo ufficiale. Полоса там вон. Конец полосы, види? Так, реверс уже не исправный. Уход на второй круг. Реверс не исправный, идет. Хорошо. Скорость. Скорость падает. Так, нормально все. Скорость. Хватит дергать. Режим давайте. Режим давайте. Скорость падает. Нормально все. Выходит. Скорость. Режим, держи. Режим. Режим. Все. Скорость падает. Questo incidente, oltre ad aver sollevato una serie di polemiche sull'utilizzo di questa tipologia di aerei, che di fatto sono sicuri come tutti gli altri, resta nella memoria degli abitanti della zona così come nella mia. Ma soprattutto ci ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale la crew cooperation, cioè la capacità dei membri di un equipaggio di lavorare come una squadra in situazioni normali e in situazioni di emergenza. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Buon vento.